prego. Sì, grazie Presidente. Con questa proposta che io vedo, sento dire di destra, di sinistra, secondo noi è una riforma di buon senso. E partiamo dalla reazione. La reazione è il termine chiave. Allora io mi sono messo nei panni, perché bisogna mettersi nei panni, di chi all'improvviso si vede entrare in casa qualcuno, si vede magari aggredito da qualcuno e in quel momento, che sono frangenti di secondo, devi decidere se difendere te e la tua famiglia oppure che cosa fare. Per cui la legge non impone una reazione, la legge dice nel momento in cui tu reagisci è sempre legittimo, è sempre legittimo. E glielo dico perché mi sono messo nei panni, perché per alcuni anni ho fatto l'agente di pubblica sicurezza, per 8 anni, e mi sono trovato in situazioni dove ho dovuto reagire. E quando ho reagito ero preparato, ero formato e in alcuni momenti ho deciso di non reagire. Per cui veramente sono pochi centesimi di secondo in cui decidi se reagire, difendere la tua famiglia o no. Figuriamoci se delle persone preparate al loro posto con una divisa e in pochi secondi di riprendere le azioni, essendo pure preparate, figuriamoci che cosa può succedere in una famiglia alle 2 di notte, alle 3 di notte oppure di giorno. So che in questo aula è stata addirittura presentata la legittima difesa di giorno e di notte, ecco, per noi c'è sempre, è una questione di tempo. Per cui con questo voto andiamo a decidere se stare dalla parte della vittima o stare dalla parte dell'aggressore. Con questa decisione andiamo a deciderci se metterci nei panni di chi poi per anni deve mettersi a difendersi da che cosa? Per chi ha difeso la sua famiglia da una richiesta di risarcimento danni da chi è entrato in casa tua, ha cercato di rubarti o ha cercato magari di farti una violenza, addirittura io devo a queste persone risarcire i danni. Ecco, è una riforma di buon senso, è una riforma che non assolutamente, dico, parla di chi dice creiamo il Far West. Forse chi dice questo magari vive in un altro mondo, vive veramente in un altro mondo. Noi diciamo, nel momento in cui vieni aggredito, la difesa è sempre legittima. Grazie Presidente.